I was married in this city, so it's probably one of my arms. I really don't like this city. E alla fine arriva George. Amal Clooney ha ricevuto il Diane von Fürstenberg Award per il suo impegno come avvocata in difesa dei diritti umani e George Clooney, da buon marito, è volato in laguna per starle accanto. L'attore hollywoodiano, che non sarà alla mostra del cinema per via dello sciopero, ha partecipato alla cerimonia di premiazione alla Fondazione Cini nell'isola di San Giorgio a Venezia, proprio nella città in cui nel settembre 2014 ha sposato la sua Amal. Honestly, my wife and I couldn't be happier to be here. It's one of our favorite places on earth. We just went over to the Amman and had dinner there where we actually had our first dance and my wife threw the bouquet and it was really fun. It's fun to be back. It's the most romantic city in the world. Al momento della premiazione, blindatissima, è Amal che fa una dolce dedica al marito. Tu come Venezia mi togli il fiato e l'emozione sale. Presente alla cerimonia in qualità di premiante, l'attrice doppio Oscar Emma Thompson, che da 3 anni è una cittadina veneziana a tutti gli effetti, con tanto di casa e residenza, e al Gazzettino svela come è nata l'idea. La prima volta che sono qui, a 16 anni, io ho detto a me, in la testa, un giorno vivrò qui. Ma è molto importante che imparo veramente italiano. Abbiamo fatto livello 2 all'Istituto di Venezia. E livello 2 è abbastanza difficile, ma livello 3, preposizioni sono incubo. Cosa le piace della città? Tutto. Ma le gente, i veneziani, sono assolutamente incredibili. Perché hanno una resilienza, anche una umanità, che è molto differente da altre parti d'Italia, perché vivere in Venezia è abbastanza difficile. Insomma, Emma Thompson, George Clooney e sua moglie Amal amano Venezia e Venezia ricambia. Alla prossima.